Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ci sono tantissime opere pubbliche bloccate per decine di miliardi di euro. Come diceva una grande economista del passato, Keynes, quando un paese è in difficoltà, in crisi, deve investire, spendere soldi. Sembra quasi un controsenso, ma è la realtà ed è applicata da moltissimi paesi. Quando un paese è in crisi deve investire in opere pubbliche, costruire ponti, scuole, ospedali. Perché? Perché investendo soldi da appalti a delle imprese. Queste imprese, prima di tutto, non falliscono, vivono. Per fare queste grandi opere devono contrattare migliaia e migliaia di operai, impiegati, contrattisti, trasportisti, di tutto di più. E contrattando queste persone, sono persone tolte dalla disoccupazione, sono persone che hanno un reddito, con questo reddito poi pagano le tasse, una parte del loro reddito ritorna allo Stato in tasse, queste persone poi vanno nei negozi, comprano, i negozi non chiudono, assumono commessi e quindi è tutta un'economia che si rimette in moto grazie alla spesa pubblica dello Stato, che in questo caso fa delle cose utili, ospedali, cose che mancano, però intanto sta riattivando l'economia, quindi spende dei soldi per far guadagnare delle persone che a loro volta di 100 fanno rientrare un 30% o di più in tasse, quindi di 100 che spende il governo 35 ritornano indietro come tasse, quindi il governo spende. Certo, spende diversamente che con il reddito di cittadinanza. Aprendo i cantieri vuol dire non mantenere le persone, 1.100.000 persone sul divano, ma vuol dire con quei soldi creare lavoro e permettere che le persone guadagnino con il lavoro, non stando a casa, perché voi sapete che il corretto non è mantenere le persone, ma è creare lavoro per far lavorare le persone, perché una volta che togliete il reddito di cittadinanza, con un prossimo governo che arriva, le persone rimangono all'improvviso senza soldi. E qui abbiamo anche Renzi che ha parlato parlerà con Conte dicendogli che c'è da sbloccare più di 100 cantieri con una cifra enorme. Matteo Renzi parla di quasi 120 miliardi, mentre la Gelmini di Forza Italia dice ci sono almeno 33 miliardi bloccati e propone di iniziare da 10 opere incompiute, quindi sullo stile del Ponte Morandi, modello Morandi, per rilanciare le infrastrutture italiane. Quindi Maria Stella Gelmini mette in campo una proposta di legge per replicare la corsia preferenziale che ha portato ai tempi record, dice lei, la costruzione del Ponte Morandi e applicarla ad altre 10 infrastrutture strategiche. Però io vorrei fare una riflessione sul Ponte Morandi. Il Ponte Morandi doveva essere pronto in un anno, in 6 mesi, 8 mesi doveva essere pronto il ponte. È stato fatto in 2 anni. Io non sarei proprio per esultare per questo grande record di tempo, perché comunque 2 anni e non lo hanno ancora finito. Comunque, no, voi avete visto che i cinesi hanno fatto una costruzione in 10 giorni, una gigantesca costruzione in 10 giorni, con migliaia e migliaia di operai. Quindi questo ponte i cinesi l'avrebbero fatto magari in un mese, in 20, in 15 giorni, con migliaia di operai a lavorare giorno e notte. Noi l'abbiamo fatto in 2 anni e siamo anche fieri di averlo fatto in 2 anni. Cioè, guarda, se riuscissimo a fare tutto in 2 anni, vabbè, meglio 2 anni che nulla, possiamo dire. Quindi l'idea di fondo è che se è possibile costruire un'opera così delicata con questa velocità, dice la Gelmini, saltando diversi step burocratici, allora si può percorrere la stessa strada scegliendo alcune opere fondamentali per il territorio. E lei dice il miracolo del Ponte Morandi, che sarà inaugurato a meno di 2 anni da quella terribile tragedia, è la dimostrazione che le cose si possono fare anche nel nostro paese, spiega al giornale Maria Stella Gelmini. E poi dice e Forza Italia è pronta a depositare in Parlamento una proposta di legge per replicare il modello Genova per 10 infrastrutture strategiche. Qualcuno Renzi parla di piano shock, eccolo il vero piano shock, anche perché Renzi dimentica che è stato il suo governo a varare il codice degli appalti che sta bloccando tutto, ed è stato sempre il suo governo a varare le formidabili analisi costi-benefici. Noi ci proponiamo di saltare la burocrazia, prendiamoci delle responsabilità
La politica è fare e di fronte alla drammatica inadeguatezza delle nostre infrastrutture possiamo e dobbiamo agire con la logica dell'emergenza che sta alla base del successo del Ponte Morandi. Quindi la Gelmini è convinta del grande successo del Ponte Morandi e poi dice: non è un'emergenza in una fase di grave stagnazione economica cantierare 33 miliardi di euro bloccati per 28 grandi opere. Il nostro modello è quello della legge obiettivo che il presidente Berlusconi volle nel 2001 e che ha dato risultati straordinari. Dopo quella legge è stata la palude. Dobbiamo dimostrare agli italiani che per fare le cose non occorrono i morti o i terremoti, ma i commissari. Così scegliamoli fra i perfetti con un'onorata carriera alle spalle, conclude Maria Stella Gelmini, e non ci accuseranno di voler favorire politici trombati, anche se Bucci a Genova ha fatto benissimo. Beh, certo, sbloccare i cantieri è una buona idea, però siamo sempre poi come il cane che si morde la coda, che lo Stato non ha soldi, sblocca questi cantieri in deroga e quindi è una scommessa. Io sblocco questo cantiere, sblocco cantieri per 40 miliardi, 50, 100, cominciano a lavorare le imprese, va bene? E alla fine il ponte fatto nuovo o l'ospedale fatto nuovo non è che c'è un ritorno economico immediato, anzi non c'è, è un investimento in infrastrutture. Quindi quando lo Stato poi deve cominciare a pagare le aziende che hanno fatto queste opere, e lì viene il problema. Come fa poi lo Stato a pagare queste aziende? Quindi si pospone un problema che potrebbe essere gigantesco, perché dice sì, si riattiva l'economia, però questo riattivare l'economia poi deve fare ritornare l'investimento, nel senso che si aprono 100 miliardi di opere, ok, fanno queste opere, si assumono centinaia di migliaia di persone, la disoccupazione cala, più gente che paga le tasse, ma lo Stato poi riesce a recuperare i 100 miliardi di euro o ne recupera solo 30, 40, 50 e gli altri come fa al momento che deve pagare poi definitivamente le imprese? Quindi è una soluzione sì, ma temporanea. E poi che succede? Quindi dall'altra parte poi Forza Italia calcola che bloccare le opere porta a una perdita di 418.000 posti di lavoro, che determina il blocco di 32,2 miliardi per 28 grandi opere e altri 125 per opere minori, e mette 20 grandi imprese edili di fronte al rischio di fallimento. La deputata azzurra Matilde Siracusano plaude alla proposta Gelmini e propone un caso esemplificativo di un'opera bloccata da troppo tempo. In Sicilia, nell'ormai lontano aprile del 2015, è crollato in un tratto autostradale A19 Palermo-Catania il viadotto Imera e Ascillato in provincia di Palermo, un'infrastruttura fondamentale per collegare le due città più grandi dell'isola. Sono passati quasi 5 anni dal crollo e ancora non si vede la luce. La ricostruzione è ferma e il presidente Musumeci chiede giustamente tempi certi. Occorre un sussulto. Bene la proposta della mia capogruppo Gelmini. Genova è una dimostrazione plastica di come la reale volontà politica possa essere determinante per fare le cose presto e bene. Facciamole in tutta Italia e anche in Sicilia. Beh, sicuramente non vanno buttati i soldi per fare il reddito di cittadinanza, 7 miliardi all'anno. C'è da rifare tutta la rete autostradale che sta crollando perché ponti, viadotti e gallerie sono arrivati al fine vita. Gli ingegneri dicono hanno fatto la loro vita, anche le opere hanno un loro inizio e una loro fine, sono a fine vita, molti le dichiarano pericolanti, cioè a rischio crollo. Quindi bisogna più che fare anche le grandi opere, bisogna fare proprio le opere stradali. Naturalmente riattiva l'economia, non c'è dubbio, è indubbio che riattiva l'economia, lo Stato spende per far lavorare le persone e per costruire opere che gli servono, però poi come si pagano queste aziende? Al momento di pagarle come fai? Hai recuperato un consistente per pagare? No, e questo è il problema. Uno Stato fallimentare come il nostro, che non può stampare moneta e fare inflazione, ha le mani legate. Quindi non è solo aprire dice che lo Stato non vuole aprire i cantieri. Si possono aprire, ma dopo che succede?
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube e potete assolutamente condividerli con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.